Nel capitolo 313 di My Hero Academia ci viene rivelato il quirk del terzo possessore del One for All, Fajin. Vediamo insieme dunque di cosa si tratta, cos'è questo quirk? Vediamolo insieme in questo nuovo video. Ciao a tutti, io sono Slab e vi do il benvenuto in questo nuovo video di spiegazione e analisi. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi, qualora non l'aveste ancora fatto, per non perdervi le prossime analisi, le prossime spiegazioni. Se poi il canale non vi dovesse piacere, vi potete sempre disiscrivere. Infine vi chiedo un like e un commento. Mi raccomando ragazzi, voglio sapere la vostra opinione su questo capitolo. Ma detto ciò, iniziamo subito. Dunque, rispetto a tutti gli altri capitoli, questo secondo me è stata la vera bomba. Perché qui non solo ci viene per l'appunto rivelato il quirk del terzo possessore del One for All per l'appunto, ma vediamo anche alcune scene bellissime, sia come disegni, sia come situazioni che accadono. E iniziamo quindi subito con l'inizio del capitolo che vede protagonista All Might. Come tutti noi alla fine avevamo ipotizzato, All Might non è assolutamente morto. La macchina da Hero che stava guidando era stata progettata per resistere a esplosioni così forti. Quindi, ecco qui che ci viene rivelato il fatto che due scagnozzi, a quanto pare di Lady Nagant o comunque sia di All For One, vengono mandati per uccidere All Might. Qui la cosa bella è che sembra quasi che abbiano delle lance fulmine, un po' all'attacco dei giganti, e la cosa ancora più figa è che quando i due scagnozzi si rendono conto di stare effettivamente contro All Might, iniziano un attimino a cagarsi sotto, detta proprio a parole povere. All Might quindi lascia la macchina, perché appunto stava per venire ancora bombardata da queste lance fulmine, e si rivolge a questi due scagnozzi con uno sguardo che, ragazzi, è disegnato da Dio, infatti lo vorrei mettere in copertina, vediamo cosa verrà. Mamma mia ragazzi, dice, finché quel ragazzo sarà in vita, finché quel ragazzo avrà bisogno di me, io ci sarò. E il giorno in cui gli succederà veramente qualcosa vorrà dire che io quel giorno morirò. Brividi abbattibili su ovunque praticamente. È stata una scena bellissima disegnata da Dio, ho adorato letteralmente. Ma ecco qui che ora la scena si sposta, si riconcentra nuovamente su Deku, che avevamo lasciato che si spostava verso appunto Lady Nagant usando il Black Whip. Ma è a questo punto che qualcosa non va, un proiettile curvo lo colpisce alla schiena e lo lascia anche perplesso. Come fa Lady Nagant a colpirlo da dietro praticamente se si trovava in un'altra posizione? Ovviamente noi lettori lo sappiamo benissimo, e sappiamo benissimo che questo è dovuto al fatto che Lady Nagant ha un secondo quirk, l'Air Walk, che per l'appunto le permette, come avevamo teorizzato, di camminare sull'aria, creando dei solchi praticamente di aria. A questo punto quindi Deku decide di rilasciare alla massima potenza il quirk Smoke Screen, che riempie l'aria circostante di fumo. Ovviamente qui interviene il possessore dello Smoke Screen, gli dice, guarda Deku, non so se hai fatto una buona scelta, perché adesso Lady Nagant, il tuo avversario, aspetterà che tu uscirai dal fumo e a quel momento sarai, insomma, fregato al massimo. Ma mentre sta dialogando con questo sesto possessore, ecco qui che entra in scena il terzo, perché Deku dice di voler finalmente usare o comunque imparare ad usare il suo quirk. Il terzo possessore gli dice quindi, sì, ok, ma non hai avuto tempo per addestrarti, per impararlo. E Deku gli dice, beh, vorrà dire che lo farò adesso. E rilascia praticamente questa energia, il Fajin. Il nome è stranissimo, ma praticamente in cosa consiste questo quirk? Il Fajin è un rilascio di energia interna. Detta così potrebbe sembrare la quintessenza praticamente del One for All. Noi fino ad adesso abbiamo visto Deku rilasciare effettivamente dell'energia interna e regolarsi con la percentuale di questa energia, il 5%, 45% adesso. Quindi è un quirk veramente, veramente molto interessante, un quirk che dalle parole per l'appunto di Deku, che dice imparerò ad usarlo adesso, vuol dire che è un qualcosa in più a ciò che già noi abbiamo visto. Graficamente questo terzo quirk è rappresentato da delle scie nere, molto molto interessanti, e ora bisognerà vedere effettivamente come lo usa. Ora io prendo sotto le tavole, perché ci sono alcuni elementi molto interessanti. Vediamo infatti Lady Nagant in aria che cerca Deku per sparargli, e
E qui all'interno del fumo vede, in ben tre posizioni diverse, alcuni elementi di Deku. Vediamo quindi il suo mantello volare da una parte, il suo zaino da un'altra e il suo cappuccio da un'altra parte ancora. E tutte queste tre, questi tre elementi, insomma, hanno in comune una cosa, ovvero il fatto di essere circondati da questa sorta di energia nera. Quindi questo Fajin potrebbe anche in qualche modo permettere il rilascio dell'energia e di veicolarla in diversi punti dello spazio. Così facendo, Deku potrebbe far finta di essere in vari punti contemporaneamente. Infatti vediamo a fine capitolo, giungiamo quindi insomma al termine, vediamo Lady Nagant venire presa totalmente alla sprovvista da Deku, che nel frattempo si era intrufolato nel palazzo e praticamente spacca il tetto e afferra Lady Nagant. Il capitolo si conclude così. Quindi insomma, questo quirk è abbastanza particolare. Ecco, secondo me può sì rilasciare l'energia interna, l'energia sopita, ma può anche veicolarla all'interno dello spazio circostante. È una teoria questa, ovviamente. Fatemi sapere anche la vostra qui nei commenti. Come sempre, ragazzi, come sapete, questi video di spiegazioni, analisi e teorie sono anche un discorso, un dialogo insieme a tutti voi. Ora, sinceramente, non so se la battaglia potrebbe già essere finita. Insomma, in questo capitolo abbiamo visto Deku prenderle, ma abbiamo visto a fine capitolo anche, Lady Nagant rimanere abbastanza sorpresa. Quindi vediamo se Deku effettivamente riuscirà in qualche modo a sconfiggerla o a fuggire. Ricordiamo anche che sono importantissime alcune parole che Deku dice all'interno di questo capitolo. Deku infatti afferma che se riesce a battere Lady Nagant, allora i prossimi che lo verranno a cercare, se lei è la massima, l'unica speranza, i prossimi saranno per forza Shigaraki e All For One che lo andranno a cercare. Insomma, sembra che tutto stia prendendo una piega molto veloce e questo sinceramente mi piace molto come cosa. Fatemi sapere anche a voi, vi piace questo velocizzamento dell'opera? Chiamiamolo così. Personalmente, insomma, l'accento che l'autore sta ponendo su Deku in questo momento mi fa ben sperare per il futuro, perché fino ad adesso My Hero Academia è stata un'opera praticamente molto corale, con tantissimi personaggi, mentre ora ci stiamo finalmente dedicando molto di più sul protagonista. Ovviamente voglio vedere Bakugo e Todoroki cosa stanno facendo, però l'accento su Midoriya mi piace veramente molto. Detto ciò, questa era la spiegazione del capitolo 313. Vi ricordo che le analisi, video teoria e video spiegazione dei capitoli di My Hero escono su questo canale tutte le domeniche. In generale vi invito comunque sia ad attivare le notifiche. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati quest'oggi qui con me e noi ci vediamo come sempre alla prossima!